Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi specializzazione spalle, quindi andiamo a fare sempre con questo stile di allenamento che stiamo facendo, quindi 30 secondi di lavoro, 30 secondi di pausa per 6 serie, 4 esercizi focalizzandoci sul deltoide o comunque sul comparto che va a agire su questa articolazione. Ho già preparato tutto. Primo esercizio, ecco, lavoriamo con i fondamentali, quindi primo esercizio andiamo a fare un military press, quindi vi basterà, no, in questa seduta dei manubri, poi in alternativa chi ha degli elastici può andare a degli elastici per un esercizio che faremo delle alzate frontali e poi niente, seguitemi che vi faccio vedere il tutto. Quindi preparatevi, io parto, seguitemi, adesso abbiamo 10 secondi, primo esercizio, se non vi siete ancora scaldati bloccate, riscaldatevi e poi partite con il video. Mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale e chi vuole accedere al 35 workout potete trovare il link qua sotto che vi spiegherà tutto come fare. Comunque, io adesso parto, 10 secondi, si parte, primo esercizio military press, quindi prendete i manubri, parto con questi carichi, non troppo pesanti, via. 30 secondi di lavoro, così, giù bene e su bene, in questo modo. Ecco, movimento controllato, guidato, obiettivo, cercare di fare il maggior numero di ripetizioni possibili, ok? Il recupero è 30 secondi, quindi non esagerate con i carichi. Ok, stop. Io sto usando in questa fase, sto usando 10 kg, sono partito con 10 kg, potete usare carichi più alti, però ovviamente poi c'è qualcuno che scrive, stai usando carichi leggeri. Ragazzi, sono 30 secondi di recupero e 30 secondi di lavoro, quindi non è che se devo fare 5 ripetizioni uso anche 25 kg, ma se devo fare questi lavori a tempo abbasso il carico e poi ovviamente facendo il video, parlando con voi, non posso esagerare con i carichi. Già a volte eseguo gli esercizi con una forma non correttissima perché la fatica si sente. Allora, preferisco lavorare con carichi meno alti, ma cercare di fare il movimento perfetto. Ecco, io sto usando una presa neutra. Presa neutra la ritengo utilissima, soprattutto per quei soggetti che hanno difficoltà o hanno comunque un'articolazione non troppo mobile. Ok, rest. Si sente, sento bello pieno. Fatemi vedere se la telecamera è tutto a posto. Tutto a posto. Dovrebbe registrare. Non dovrei sbagliare. Due serie abbiamo fatto, quindi preparatevi. Adesso ripartiamo con la terza serie. E in totale l'allenamento dura sempre intorno a quei 24 minuti, eh. Poi potete collegare queste sedute, che va bene. Io vi ho fatto vedere il petto, potete metterci, poi che ne so, petto e dorso, oppure potete fare dorso e spalle, oppure petto e spalle. Vale veramente tutto nel mondo dell'allenamento. Ok, concentratevi. Ok, anche questa è andata. Ecco ragazzi, poi non è una sfida voi contro me, me contro voi, chi solleva carico più alto. Ognuno deve sfruttare i suoi carichi. Se siete più forte, utilizzerete carichi più alti e non posso che farvi complimenti. Se siete più deboli, utilizzate carichi più leggeri. Ognuno ha i suoi carichi. Qui non è la sfida chi ce l'ha più lungo, perché tante volte nei commenti leggo i fenomeni da tastiera, no? Che loro riescono a fare questi esercizi con 30 kg. Poi, quando li vado a testare, non userò neanche 3 kg. Facile parlare, secondo me, dietro una tastiera. Poi quando li metti a testare questi allenamenti, è lì che incominciamo a ridere. Ok. Bene, ottimo, sento molto bene questo lavoro, direi che stiamo procedendo bene. Queste sono metodiche extra
che potete arricchire il vostro percorso allenamento. Tanti di voi state facendo il 15 workout, chi il 35 workout. Questi allenamenti sono ottimi come integrazione. Poi ve li andrò a mettere anche magari sulla piattaforma come extra, così li avete comodi e sempre a portata di mano. Andiamo. Concentratevi. Che lavoro si sente. Ok. E ancora una serie. Dopo che esercizio andiamo a fare? Dopo ci andiamo a fare un esercizietto con gli elastici. Andiamo a fare delle alzate frontali, ok? Poi dopo delle alzate laterali e poi per finire, boh, lo scopriremo solo cammin facendo. Preparatevi, concentratevi, voglio proprio delle spalle a cannone a fine di questi allenamenti, dai! Che fatica. Rest, abbiamo sempre 30 secondi. Se avete gli elastici, ecco, se non avete gli elastici potete fare delle alzate frontali tranquillamente con dei manubri leggeri, manubri leggeri, e fate delle alzate frontali in questo modo, va benissimo assolutamente con i manubri. Anche diciamo che l'elastico crea quella famosa contrazione auxotonica che man mano, aspettate, devo partire, partiamo, via, man mano sollevate, quindi allungate l'elastico, la tensione diventa più forte e quindi permette di mantenere un tensionamento importante durante tutto il range di movimento. E di qua andiamo su e poi giù e cerchiamo di fare i nostri 30 secondi di lavoro. Ok, così proviamo in questa seduta a lavorare bene con tutto il deltoide. La parte posteriore diciamo che l'abbiamo già lavorata anche nella seduta col dorso, quindi tenderò a lavorare di più con la parte anteriore, capo laterale, poi ovviamente in tutta la spalla, perché il lavoro sopra la testa lavora un po' tutta la spalla. Adesso facciamo la seconda serie. Via. Ok, controllate sempre il movimento nel salire e nello scendere. In questo modo si lavora molto, ma molto bene. Ok, preparatevi. Ok, nel recupero potete rilassarvi, fare qualche posa di stretching blanda. Si possono fare tante cose. Ok, adesso vi guardo. Via. Ok, potete utilizzare un elastico più intenso o meno intenso, un po' in base al vostro livello atletico. Io sto usando un elastico, chiamiamolo intermedio,
in realtà non so esattamente quanti chili toglie, ma vivo un po' a sensazioni. Se vedo che il lavoro va bene, continuo a utilizzarlo. Se vedo che era troppo leggero, incremento. Se era pesante, alleggerisco. Quindi con gli elastici ci può stare anche questo modo un po' di andare a capire l'intensità. Andiamo. Poi è anche vero che basta tirarlo un po' di più, tenderlo un po' di più, e il lavoro diventa subito più difficile. Ma lo sento il lavoro, eh. Recuperiamo. Abbiamo fatto 4 serie, abbiamo ancora 2 serie, poi passiamo a fare il terzo esercizio che, come ti dicevo, sono le alzate laterali. Quindi preparati. Che ripartiamo. Via. Schiena sempre dritta, glutei stretti, sulle braccia e poi giù, controllando sempre il movimento. Ok, rest. Ancora una serie e poi alzate laterali, rilassati. Ultima serie. Dai, dai, che ce la fai. Bene, stop. Adesso alzate laterali. Il recupero è sempre 30 secondi, quindi scegli una coppia di manubri, a parer mio, non troppo pesante, perché il lavoro si sente. Io anche vado proprio con carichi belli leggeri, perché ho già le spalle andate. Ok, preparati un attimino. Andiamo! Recuperiamo. Più o meno vengono dalle 12 alle 15 ripetizioni, eh. 30 secondi controllando il movimento, più o meno è quello la tempistica, eh. Considera che il movimento delle alzate dura circa un secondo a salire, un secondo a scendere, e più o meno quello è il numero di ripetizioni che possono venire. Preparati. Via. Ok, resta, adesso vengo un po' più vicino, così voglio guardarti lavorare, no, voglio vedere che tutto vada bene, ma posso farle anche qui,
così mi vedi meglio, mi vedi meno lontano. Tanto l'importante, anche se mi taglio i piedi, non ci sono problemi. Ok, recupero un attimino. Tempo, mancano 5 secondi e andiamo. Ok, rest, recuperiamo. 30 secondi, abbiamo fatto 3 serie, ci mancano altre 3 serie. E poi abbiamo l'ultimo esercizio, che non l'ho ancora organizzato quale possa essere. Adesso vado un po' a... vedremo se fare delle tirate alle spalle, o dei V push-ups, o... adesso vediamo, delle tirate... con elastico, vediamo, o comunque ognuno può usare quello che vuole. Bene, si sente, si sentono tutti questi esercizi. 4 serie fatte, mancano 2 serie. Poso i manubri, se no non poso neanche i manubri qua. Ok, recuperiamo. Ok, così. Voglio guardare faticare, vengo vicino, andiamo. Ecco, io faccio il movimento abbastanza controllato, su e giù. Ok, 11 ripetizioni. Rilasso. Rilasso un po'. Ok, controlliamo. Direi perfetto, stiamo facendo un bel allenamento. Ultima serie. Via. Dai, tutto quello che avete ora, Ora possiamo fare, qua ce ne sono di esercizi. Allora, potete fare o tirate al mento con i manubri, che può andare bene, o V push-ups, quindi in questa maniera fate il movimento di V push-ups, che può andare bene, oppure potete farmi anche, se volete cambiare stimolo, un military press con elastico. Ok, vale tutto. Io vado con le tirate, faccio così. Tirate qua, mi basta che arrivate all'altezza delle spalle. In questo caso non ha senso. Diciamo che il lavoro con i manubri grava meno sull'articolazione della spalla. In questo modo l'alzata si sente. Ovviamente questo esercizio è una forma, per come, diciamo, per come lavora, che può assomigliare a un'alzata laterale per il movimento dell'omero, e quindi è sempre un esercizio complementare per le spalle. Ok, questo può essere una forma di esercizio, ma come dicevo possiamo fare anche i V push-ups. Adesso faccio anche una serie di V push-ups, così
vi faccio vedere anche esercizi diversi che potete inserire in quest'ultima serie di movimenti. Però scegliete bene o male quello che volete, tirate alle spalle, tra virgolette, tirate al mento, ci stanno, V-push up ci stanno, impegnativo, quindi dovete avere un livello atletico più forte. Via, anche qua, anche per me, arrivare a 30 secondi di questo è tanta roba, Finite il movimento incassandovi, quindi elevando le spalle. Ok, si sente, questo è veramente un super esercizio. Torno a fare la mia tirata al mento, aumento i carichi perché prima l'ho sentito un po' leggero, vado così. Siamo alla seconda serie, adesso dobbiamo fare la terza, quindi stiamo lavorando bene con le spalle. Via. Qua l'obiettivo io porto qua all'altezza delle spalle, mi va bene. Ovviamente c'è anche interessamento del trapezio, eh. Ok, si sente bene questo esercizio. Posso ancora persino incrementare il carico. E quindi ricordate la vecchia regoletta, che se potete incrementare, pensate di poter incrementare, incrementate. Perché siamo poi soprattutto sul finale, no? Stiamo lavorando con le spalle, l'esercizio in questione lo sentivo leggero, posso incrementare il carico, lo incremento e mi vado a fare le ultime tre serie dovrei fare. Questo qua lo sento, eh? Ok, 1, 2, 3, dai, otto, ok, bene, si sente, eh? Ultimi due serie, quindi ultimi 2 minuti di lavoro. State facendo un grande allenamento oggi per le spalle e ricordate sempre, le tecniche di allenamento sono una gran cosa, ma poi è come le andate a mettere in pratica che fa la differenza, quindi è la grinta, la determinazione che mettete nel vostro workout. Preparatevi, penultima serie. Via, anch'io sto faticando e via. Bene, ultima serie, rilassa. Ecco, anche in questo caso potete posarli i manubri, perché se li tenete sempre in mano rimanete sempre in tensione, invece li potete pesare, così rilassate un attimino e potete andare alla grande. Preparatevi, ultima serie. Bene, via. Dai, dai, almeno a 12, 13 ripetizioni. Fatto, bene, ben fatto, anche questo allenamento è andato. Mi raccomando, condividi
i miei video con i tuoi amici, con i tuoi colleghi, falli faticare, più siamo, più ci divertiamo a mettere in pratica questi allenamenti. E come sempre grazie per avermi seguito, è un onore per me allenarti e ci si vede in un prossimo workout. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!